adesso diciamo che risale già qualche anno prima ancora, il presidente De Lucia da questo punto di vista dovrebbe cambiare la casa, rimettere la casata precedente e quindi parlare anche di questo. Per la verità io ho solo un ricordo personale legato al fatto che quando sono diventato viterbese in senso stretto, in senso proprio, cioè a 10 anni, noi andavamo ad abitare proprio in quelle vicinanze e quindi nel posto dove andavamo a giocare sostanzialmente. Allora immaginare che oggi questo possa diventare un punto di riferimento e di aggregazione per i ragazzi come eravamo noi, allora diventa un aspetto importante, al di là della battuta, lo è anche in termini di costruzione della identità di questa città. Questa città ha tanti punti di riferimento che a volte ha dimenticato e ha trascurato, e il fatto che gradualmente oggi l'ex Matadori, ma questo in modo ancora di più particolare, vengono recuperati, diventa un punto importante che serve a costruire una memoria collettiva e anche una vita collettiva, e questo credo che sia quanto di più importante sia oggi in condizioni difficili come questa. E questo spiega anche perché allora questa scommessa, io la temerei un po' così, sia stata, come dire, fatta poi accettata da noi, ma più dal comune e da chi dalla banca, proprio in funzione di cominciare in tempi difficili qualcosa di nuovo, perché comunque l'innovazione è un punto fondamentale per crescere, su questo non ci piove, insomma, qualsiasi cosa debba accadere, qualche possa essere poi lo scenario di evoluzione di questo nostro mondo che noi non controlliamo più di tanto, evidentemente, no? Però il fatto di esserci presenti in maniera attiva direi che è un fatto significativo, su questo cercheremo come fondazione di dare il nostro contributo, su questo non c'è dubbio, anche poi nel